Ciao a tutti da Valerio e da Alessandro. Oggi vi mostreremo come addestrare animali come maiali e cani e dei ottimi difensori come golem e pupazzi di neve. Ora ecco un maiale che è addestrato e con la sella e una canna da pesca con la carota che ci porterà in giro. Ora Valerio vi spiegherà come testare gli animali. Adesso andiamo nel recinto dei cani dove ce ne sono già un po' seduti. Lasciamo il maiale, mettiamolo ovviamente. Questi qua sono cani addestrati, si riconosce che sono addestrati perché hanno un collare intorno e se ci clicchi sopra loro si alzano. Adesso prendiamo un uovo di lupo, un osso, e lo si clicca solo. Finisce. Scusa, ho preso l'uovo di maiale. Adesso clicca solo finché non escono i cuori. E questo qui è il vostro maiale, il vostro cane addestrato, scusate. Adesso usciamo. Ah, e se voi scappate, vi allontanate molto e i cani stanno in piedi, il gioco vi teletrasporterà subito vicino a voi. Adesso ritorniamo insieme al maiale. Se vuole, vabbè, poi. Adesso andiamo nel recinto dei maiali. Giusto. Adesso si prendono un uovo di maiale, chiudiamo un uovo di maiale, lo si prende una carota che si clicca solo finché non escono i cuori, si prende una sella, un bastone con la carota e adesso il maiale addestrato, lo potete usare come un cavallo. Adesso non lo usciamo, andiamo nel recinto del golem. I golem sono molto facili da fare e se lasciamo qui magari sono un po' più male. Si prendono dei blocchi di ferro, si posizionano due in alto e si fanno due braccia e si mette sopra una zucca. E questo qui è il nostro golem. Adesso se questi golem vi difendono da tutti i tipi di mostri. Troviamo un uovo di zombie. Adesso, scusate, non ho detto così. Adesso mettiamo il nostro zombie e il golem lo ucciderà. Adesso andiamo nell'arena dei pupazzi di neve. Il pupazzo di neve è sempre facile da fare, bisogna mettere solo due blocchi in alto per fare il pupazzo di neve, solo mette sempre una zucca. E come la stessa cosa si prendono quando vedono degli zombie, i pupazzi di neve lanciano le palle di neve. Questa qui è il nostro allevamento e se volete altri tutorial come allevare altri animali potete venire sul nostro sito brigalexcraft.altrimista.org e iscrivetevi. Grazie a tutto da Valerio e Alessandro. Ciao, ciao.